96 anni il 10 marzo, da sempre una vita in mare, una vita da raccontare. È la storia di Gianfranco Montesi, residente a Fano, che con la sua energia ha affrontato tante difficoltà in mare, ma con la sua esperienza le ha superate tutte. Gianfranco, lei è un ex comandante, una tradizione di famiglia, da quante generazioni? Sì. Mio padre di sicuro che comandava solo il Mediterraneo, perché ha preso il diploma durante la prima guerra mondiale e lui ha comandato fino a quel tumulto veliero. Sono stato anche insegnante alla scuola marittima, sei mesi di Fano. Ho lavorato con gli inglesi, con la Royal Air Force. Da barista lavavo i bicchieri, finalmente è stato possibile trovare il mezzo di trasporto per andare ad Ancona, ho potuto frequentare l'Istituto Nautico di Ancona. Finito il nautico, per non stare a casa, mi sono imbarcato anche con i pescherecci da Mozzo, poi pian piano ho trovato il posto in questa compagnia di navigazione Finmare dello Stato. 35 anni in giro per il mondo, dalle Filippine alla Corea, al Giappone e all'Africa. A soli 16 anni, con l'arrivo della guerra, un ricordo nitido nella mente di Gianfranco. Lui e la sua famiglia furono costretti a sfollare a tavernelle di Colle al Metauro, nei poderi della famiglia Zanni, gestiti dal signor Oliva, detto Pistone. Mia nonna era stata cameriera a casa sua. E parlando ha detto: andate su nelle case di campagna mia. Aveva proprio una casa di campagna per lei, più erano tre contadini che dipendevano da questa signora. E a noi è andato a un magazzino del grano. Fu in quel periodo che Gianfranco divenne il barcaiolo di Tavernelle, perché aiutò la vedova del signor Oddo, probabilmente fatto prigioniero dei tedeschi. L'aiutava a trasportare persone e merci tra le sponde del Metauro, con una barca che sfruttava la corrente del fiume in cambio di cibo per la famiglia. Non c'era più. Chi diceva che l'ha preso i tedeschi, chi diceva che l'hanno trovato con le armi, un sacco di discorsi. Io di lui non ho saputo più niente, è scomparso anche per me. La moglie, con due bambini piccoli, mi ha detto: lei conosce il mare, allora per favore mi fa il barcaiolo qui. Ed era una specie di chiatta con un rullo sulla prua e un cavo che attraverso di tutto il fiume c'era un cavo che andava da una riva all'altra. Quando questo rullo appoggiava su questo cavo e col timone che c'era la barca, inclinandolo, si andava di qua e di là. A ricordo di questa avventura, lo zio di Gianfranco, Giuseppe Cavalieri, gli dedicò una poesia che è impressa nella mente del comandante e che tuttora recita a memoria. Or che hanno arrestato il passatore per colpa dei moschetti e rivoltelle, la voi mi ha chiamato il gran onore di farmi passatore de Tavernelle. La giovane, il giovane che pasco, mi sento chiamare dalle rive. O Spilungone, vieni qua col tuo barcone, ti daremo due franchi e il resto mancia. Ci salgono donne che vanno a far spese, ci salgono sfollati che vanno a far spese, donne che vanno in paese, ci salgono fidanzati che passano il fiume, mannaggia, mi tocca tenere il lume,